Le ultime parole del consigliere Mondello, nel quale è fatto correttamente il ragionamento legato alla consulenza, che in questo caso compete, diciamo, all'organo di controllo, poiché è stato il dettato normativo che non prevede, a torto ragione, diciamo così, la postazione di un parere su questo tipo di atto che è di natura programmatica. Mi rendo conto che l'attività consulenziale che il Collegio va a svolgere nei confronti del Consiglio Comunale e in alcuni casi anche dell'amministrazione, perché durante le fasi di costituzione della proposta di delibera c'è stata un'interlocuzione con il Collegio su alcune criticità che erano emerse da rendiconto 2015, faccia parte, diciamo, dell'attività del Collegio stesso. Quindi il Collegio non si esime assolutamente dal porre in essere questo tipo di confronto, stante però, diciamo così, ad oggi la condizione in base alla quale questi provvedimenti, come sono completati e stati costruiti, non sono alla nostra attenzione. Quindi è chiaro che ci dovrà essere un'eventuale attività di studio legata ai deferimenti. Per quanto riguarda le altre domande, che forse sono più di natura legate, diciamo, più alle competenze dell'amministrazione, alla quale ritengo risponderà, io ricordo a memoria che la deliberazione 91 ha avuto un atto di consiglio che è stato quello di mera ratifica, senza dare le risposte che in realtà la Corte si aspettava. Quindi ritengo anche corretto, sotto questo punto di vista, un'analisi completa, diciamo, delle due deliberazioni che di fatto nella 232 sono contenute. Quindi noi ci riteniamo assolutamente disponibili a svolgere un'attività come consueto, diciamo, di collaborazione nei confronti dell'ente. Di questa libera di Corte dei Conti in occasione della convocazione del sindaco e degli assessori che del Presidente del Corte. Ne abbiamo parlato quando è stata notificata, ne abbiamo riparlato in occasione del piano di equilibrio, ne sto riparlando stamattina. Esattamente quattro volte. Qual è la linea dell'amministrazione? Intanto la linea dell'amministrazione è rispondere alle osservazioni di Corte dei Conti, contrariamente a quanto è avvenuto in precedenza, perché con riferimento al referto di Corte dei Conti sul rendiconto 14 e preventivo 15, il Consiglio Comunale, probabilmente per un errore complessivo un po' di tutti, ha solo preso atto delle osservazioni di Corte dei Conti, ma non è quello che il TUEL prevede, perché la combinazione del 148 e del 148 bis prevede che il Consiglio Comunale prenda atto delle osservazioni sollevate in occasione del referto da parte di Corte dei Conti e indirizzi l'amministrazione a che questi elementi di criticità siano superati. Allora, solo per fare un esempio, 3.215.000 non stanziati nel preventivo 2016. Noi per questa criticità diciamo è giusto, è un errore, abbiamo rimediato a rendiconto, diamo indirizzo, cioè il Consiglio Comunale, la nostra proposta è che il Consiglio Comunale vincoli l'amministrazione a stanziarlo sempre nel preventivo. Questo è uno degli esempi. Un altro esempio riferito alla composizione del fondo credito. Quindi noi costruiamo questa proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di modo che il Consiglio Comunale dia degli indirizzi all'amministrazione, che oggi è questa, domani potrebbe essere un'altra, o anche questa stessa composta in modo diverso, proprio perché si rispettino questi elementi, come dire, di rientro nella normalità. Per esempio, con riferimento allo squilibrio strutturale, si prende atto che c'è uno squilibrio strutturale, evidenziato da Corte dei Conti, sono i migliori analisti dei numeri di un comune, quindi si prende atto della presenza di equilibrio strutturale, si evidenzia che lo squilibrio strutturale è superato, si dà vincolo a chi arriva dopo a mantenere lo squilibrio strutturale. Questa è la proposta dell'amministrazione, è evidente che questo atto è sicuramente, anzi, io mi aspetto che sia emendato. Dai vostri interventi, perché ci sono interventi che dicono non ci piace quello che ha fatto l'amministrazione, dite come andrebbe fatto. È così, funziona così. Quindi io non ritengo, non penso che questa proposta di deliberazione possa uscire fuori così come è stata costruita. Certo è stata costruita in ritardo,
perché il Consiglio Comunale avrebbe dovuto deliberare entro 60 giorni dal 28 di dicembre. È un ritardo tutto imputabile all'amministrazione, in primo luogo al sottoscritto e poi agli altri. Non cerchiamo giustificazioni, non le forniamo a Corte dei Conti. Corte dei Conti, se riterrà domani di sanzionare qualcuno, sarà la Giunta che sarà ovviamente sanzionata. Evidente tra le righe, nei fatti, tra le cose, che noi ve l'abbiamo consegnata, mi pare, il primo di marzo, non superate 60 giorni dal primo di marzo, perché poi sarebbe, cioè non superate 60 giorni dal primo di marzo in questa analisi approfondita, che pure è necessaria, perché venisse fuori un bell'atto costruito con la consulenza dei revisori dei conti, faremo capire, come dire, che tutti quanti svolgiamo il nostro ruolo.